questo primo seminario sul tema dell'affettività e della disabilità, dal titolo appunto L'affettività e le persone con disabilità, ideato dal dottore Antonio Sappiotti, vicepresidente della FISC Calabria, dunque promosso dalla FISC Calabria, qui con noi anche la presidente della stessa, non si può vedere, in collaborazione con il progettivo Manifest, che è appunto diciamo anche la parte più comunicativa e organizzativa di questo evento. Aspettiamo qualche secondo finché si sistemano tutti. Grazie a tutti per essere qui e grazie soprattutto agli sponsor, in modo particolare appunto all'hotel Grande della Mezza che ci ospita, Calabria TV, Telespazio TV, agli altri partner. Io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Valeria D'Agostino e sono parte del collettivo Manifest appunto. Sono anche vicepresidente di un'associazione culturale che Sceneri Visibili, con la quale abbiamo fondato da un anno un teatro indipendente della Mezza Terme, che è il TIP Teatro, nella quale sede nel mese di febbraio scorso abbiamo tra l'altro creato un primo incontro, non proprio sotto forma di seminario, ma quasi di laboratorio, dove ci siamo iniziati a confrontare su questo argomento, che però racchiude in sé molteplici altri argomenti. Dunque da lì è nata questa esigenza di proseguire, poiché ci siamo trovati insieme ad Antonio, a Nunzi e tanti altri, ad altre associazioni, soprattutto a famiglie, quindi genitori con figli disabili, a seguito del quale laboratorio ci siamo poi resi conto che oltre ad essere un tema comunque di rilievo sia giornalistico che culturale, sociale, che a me personalmente mi ha affascinato da subito, e poi dico anche da quando e perché, è venuto fuori anche un altro elemento che caratterizza una problematica. Nel senso che dopo questo primo incontro, ci siamo resi conto che in realtà non è solo questa di cui stiamo parlando, dunque l'affettività, l'emotività, l'empatia, un problema o comunque un argomento letterario, sociale, eccetera, sollevato dal mio amico Antonio Sappiotti, ma è una problematica probabilmente anche molto vecchia, molto antica, che riguarda il nostro passato e che riguarda in modo particolare anche le famiglie. Poi vediamo magari di specificare meglio, per questo Antonio ha voluto creare questo seminario partendo da un punto di vista più scientifico, ed ecco che appunto inauguriamo questo primo seminario di tanti altri con due docenti che sono qui alla mia destra, che sono il professore Paolo Valerio dell'Università Federico II, nonché anche direttore del Centro Sinapsi della stessa Ateneo, e la professoressa Laura Sognati dell'Università Tecnica di Cosenza. Io aggiungo soltanto questo: mi sono interessata di questo tema nel momento in cui penso e voglio dire con onestà intellettuale, probabilmente forse perché mi sono ritrovata ad essere amica di Antonio Sappiotti. Non è detto che a me sarebbe venuto in mente di approfondire la tematica magari senza appunto questa conoscenza, che mi ha dato tanto, mi ha dato modo di pensare, di ampliare i miei pensieri. Ed è nato soprattutto questo mio interesse dopo aver letto il suo libro, che tutti noi conosciamo, pubblicato un anno fa, Chi ci capisce bravo, in quanto nel libro di Antonio viene fuori comunque la sua storia, la sua vita, le sue appunto sofferenze legate alla sua malattia, ma anche il grande amore che caratterizza il rapporto con la sua famiglia. Sta di fatto che dopo aver letto questo libro io mi sono chiesta altre cose, mi sono posta altre domande che mi sono venute in automatico, e quindi durante una prima mia intervista ad Antonio
fatto delle domande e ho chiesto se mai, se fosse mai successo che Antonio si fosse mai innamorato, eccetera, se avesse avuto delle delusioni, cosa pensava di quel tipo di amore e della sessualità. E Antonio mi ringraziò in volo, quindi insomma oggi pensavo che un pochino mi sento anche un po' in colpa, tra virgolette, un po' responsabile di tutto quello che sto facendo, perché scherzo, nel senso positivo ovviamente, penso che forse lui già ci stava pensando da molto tempo. Allora, a questo punto io passerei subito la parola al presidente della FISH, che non si compete. A seguire avremo... a seguire abbiamo poi Antonio Soffioni, poi avremo a metà pomeriggio, se riusciamo, in videoconferenza Massimiliano Olivieri, che sarebbe il promotore di Lockheaver, che è un comitato inerente all'assistenza sessuale, il quale lo stesso Olivieri nel 2012 aveva fatto nuova proposta in Parlamento di disegno di legge, che però poi è rimasto fermo. Nonostante ciò, il 31 agosto Olivieri ha dato via a una serie di corsi di formazione. Aggiungo e concludo però che Antonio e noi tutti non abbiamo qui oggi la pretesa di esaurire l'argomento sul tema della sessualità o sull'assistenza sessuale, no, niente affatto. Noi oggi siamo qui per parlare di empatia e di relazioni umane soprattutto. Ringrazio, mi scuso se non l'ho fatto prima, il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, che è qui con noi, e l'assessore regionale Federica Rocisano, i quali inviterei subito, insomma, a fare un saluto, se qualora lo vogliono fare, sono qui. Di questo libro che è stato fatto ormai credo l'anno scorso.
questo sito Lockheaver, che è molto, molto ricco anche di informazioni, e sono sicura che questa legge, che penso che non si debba fermare a livello parlamentare, debba andare avanti. Perché se noi ci pensiamo, andiamo un pochettino a ritroso nel tempo, è un po' quello che è successo con la legge Basaglia, quando è uscito fuori il film famoso, quello con Claudio Bisio, che non mi ricordo non so bene come si chiamava. Non volevo assolvere il cuore. No, no. Quella si può fare, bravo Antonio, pure io parlo più informato. Quando uscì il film Si può fare, alla fine all'interno di questo film c'è una parte che è della felicità. E io devo dire la verità, ho avuto la fortuna di conoscere il dottore Giorgetti, Rodolfo Giorgetti, che è stato colui il quale ha ispirato questo film, che ci ha raccontato proprio nello specifico come lui era riuscito ad inserire l'assistente sessuale, l'affettività per i pazienti psichiatrici all'interno di una sperimentazione su fondi comunitari, a rendicontare la spesa per l'assistenza su fondi comunitari. Perché se il progetto comunitario che è andato in via a questa metodologia del si può fare, all'inclusione anche nelle case, in situazioni di vita quotidiana, vuol dire che se questo progetto doveva finanziare, avere questo obiettivo, l'obiettivo dell'inclusione, del raggiungimento della vita quotidiana, comprendeva anche questo tipo di attività. Vuol dire che c'era stata anche in quel caso una arretratezza culturale che non l'aveva fatto percepire a livello nazionale, ma che invece a livello comunitario l'aveva fatto percepire talmente tanto da rendere la spesa rendicontabile, come i microfoni per un'iniziativa, per capirci. Allora vuol dire che noi forse abbiamo dei retaggi culturali che un po' ci fanno avere dietro, come anche c'è scritto, ho visto su Manifest, su questo blog, parlavate molto anche di tabù, ci sono dei tabù che appartengono culturalmente alla sfera di tutte le famiglie. Però penso, mi concludo, che la nobiltà di un'iniziativa del genere sia non solo quella di fare in modo che un tabù non esista più, ma fare in modo che le difficoltà vengano talmente tante condivise che in maniera condivisa si debba cercare di risolvere il problema. Perché l'inclusione, la partecipazione attiva alla vita di tutti i giorni ci deve essere da parte di tutti i soggetti della società, anche da parte delle istituzioni, delle famiglie che magari sono un po' timide nell'affrontare questi problemi, e che grazie all'audacia di Antonio e grazie anche a Manifest, che ha sposato la causa, e alla FISCE, sicuramente oggi avremo la possibilità di approfondire tutti e sono sicura di imparare, di vedere con occhi diversi barriere che forse noi prima non conoscevamo. Grazie. Di stampa, che devo dire già a partire da dopo Ferragosto, insomma, ci stanno dando molta attenzione, sono veramente grande di questo, grazie quindi anche a loro e colleghi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, e non voglio soltanto perché ci sono relazioni interessantissime da parte del professore, però volevo invitarmi semplicemente a ringraziare Antonio per quanto veramente in maniera passionale svolge ogni giorno, ed ha una capacità di trasmissione entusiasta di ciò che fa, che i risultati si vedono sempre, così come devo ringraziare anche il collettivo Manifest, che ancora una volta è in prima linea quando si tratta di affrontare tematiche importanti e quando si tratta di diffondere un'idea culturale e il superamento di determinati retaggi è sempre in prima linea. Io credo, ho detto benissimo prima l'assessore, ma credo che in queste materie quelle che dobbiamo superare veramente sono le barriere culturali, le barriere della ristretta umanità, quell'umanità che spesso appare essere pronta ad ogni aspetto e appare essere pronta anche a capire, a comprendere, ad aiutare, a superare, ma è un'umanità che ha un'altra faccia, che è quella faccia vera, che invece è quell'umanità che di solito poi volge le spalle, che di solito non si immedesima, che di solito non si vuole immedesimare, che di solito non vuole capire. Allora dobbiamo, credo, combattere una battaglia che sarà lunga, lunghissima, senza volerci
oggi autosfiduciare, ma in questo settore, come in tanti altri settori, o noi cambiamo quello che è il modo d'essere nostro, di tutti noi, dei nostri figli, sin da quando siamo bambini, ancora continueranno a esistere retaggi culturali che apparentemente sembrano superarsi con facilità, ma in realtà resistono. Allora l'importanza dei convegni quali questi, di seminari quali questi, di momenti di approfondimento con platee tanto numerose, è proprio quella, lanciare questo messaggio che noi poi possiamo portare ancora di più all'esterno. E per questo, e di questo ringrazio quale sindaco della città, ringrazio Antonio, ringrazio la Fischer e Nunze, che è sempre anche lei in prima linea, in prima fila nel diffondere questi messaggi di positività che dovranno permeare le nostre coscienze. È difficile, io vedo che è difficile che le coscienze degli uomini possano permearsi di positività, è molto difficile. Ringrazio Valeria, io seguo un po' da lontano, ma seguo TIP e vedo quello che fa di positivo TIP e sono contento che sia nata nella nostra città una realtà proprio autopromottasi, senza mai andare a chiedere, a rivolgersi, che però svolge tanto, e ho visto che ha avuto anche tante iniziative positive, anche in settori molto compositi. Quindi ritorno alla mia premessa, che non voglio sottrarre spazio, in maniera che tutti possiamo ascoltare e tutti possiamo uscire accresciuti da questo seminario. Grazie ancora per aver organizzato questa manifestazione e buon proseguimento a tutti. Volevo aggiungere che questo seminario, appunto organizzato da Antonio, dalla Fisch, è autofinanziato, motivo per cui Antonio ha fatto anche stampare, credo anche con molto piacere, delle magliette che sono queste con il nome da Antonio, con il logo realizzato dall'artista Simona Pinto Donato, che insieme al suo libro, al libro Al di là dei girasoli, di Nunzia Coppedè. Ok. Sì. Sono lì sul banchetto, quindi chi vuole può anche contribuire in modo tale che si possano anche coprire le spese di questo seminario e perché no, anche per organizzarne altri. Quindi a questo punto passo la parola a noi, siamo qui da. Scusa, sentimenti che attraversano tutto.
tutto il genere umano, tra cui le persone con disabilità senz'altro non ne sono escluse. Questo è poco ma sicuro. I tabù è vero che ci sono stati e ci sono ancora, però io credo che con molta serenità dobbiamo dire che le cose nei tempi sono cambiate. Quando io avevo pochi anni meno di quelli che Antonio adesso, no? Ne parlavamo comunque di queste tematiche. Perché i bisogni c'erano e perché dovevamo affrontarli. E allora io mi ricordo che già si parlava dell'assistente sessuale. Perché se ne parlava? Perché c'era in Olanda. In Olanda esisteva un villaggio che riproduceva una società normale con tutte le caratteristiche che può avere una società, solo che era un villaggio di persone con disabilità. E all'interno, tra queste, c'era anche l'assistenza sessuale. E io mi ricordo che la cosa un po' ci sconvolgeva, perché da una parte ci attirava questa idea, perché lì comunque era un luogo dove una persona con disabilità poteva vivere una vita normale, tra virgolette, ma dall'altra era una grandissima discriminazione, perché in quella piccola società, nella società, esistevano solo persone con disabilità. Poi nel tempo io sono una di quelle che anche ho voluto affrontare il discorso della affettività, della sessualità, dell'amore, anche perché con consapevolezza ho capito che non sarei stata mai una persona intera, tra virgolette, se non avessi affrontato anche questa situazione. Anche perché molto spesso quando si è disabili, almeno prima ancora più di adesso, succedeva che magari la difficoltà di non accettare il proprio corpo ci si faceva sentire solo testa, solo una parte del corpo, almeno quella che funzionava meglio, no? E poi si vivevano le relazioni affettive d'amore quasi come relazioni platoniche. E poi col tempo, per fortuna, le cose sono cambiate. Io mi ricordo che erano pochissime le persone con disabilità che ad esempio arrivavano a sposarsi e mettere su famiglia. Ora ce ne sono tante, io sono circondata da persone che sposate con famiglia pur avendo delle disabilità. Però questo è già un discorso che tocca la disabilità fisica. Noi sappiamo che abbiamo tante situazioni diverse e la FISCE, come federazione, non ha scelto proprio di non occuparsi solo di un tipo di disabilità, ma di tutte le disabilità. Noi non siamo un'associazione di categoria legata a una patologia, noi siamo una federazione di associazioni di persone con disabilità e di familiari di disabili, proprio perché comunque familiari, quando non c'è un'incapacità di autotutelarsi, senz'altro la famiglia è la persona più vicina. E noi sappiamo benissimo che comunque il discorso della sessualità è molto complesso e in alcune situazioni davvero vediamo famiglie in difficoltà ad affrontarlo. Per quello, riprendo un po' il discorso che è stato prima, senz'altro con questo incontro e probabilmente anche con gli altri che si andranno a fare, noi non abbiamo mai la sicurezza di poter dare delle risposte concrete, di poter risolvere dei problemi, ma credo che già il parlarne, il approfondirle possa occorrere. Io non sono neanche convinta che gli specialisti ci aiutino a risolvere questi problemi, io me li sono risolti da sola. E
ho letto anche cose scritte da specialisti, qui c'è anche la mia amica Laura che sa come la penso su queste cose, no? Che è senz'altro sono degli studiosi, ma credo che dal viverlo allo studiarlo c'è una grossa differenza, per cui probabilmente certi approfondimenti hanno bisogno dell'una e dell'altra cosa per poter vedere se davvero si possono aiutare situazioni complesse e soprattutto se si riesce a restituire a tutte le persone con disabilità il diritto di poter vivere la affettività in qualsiasi modo venga, ma il migliore possibile, in modo che la persona possa vivere una vita sana anche mentalmente, perché se c'è l'affettività, se c'è l'amore, se c'è la sessualità, uno è più completo e vive meglio la propria vita. Grazie. Infatti aggiungerei proprio questo, infatti, come dicevo prima, non c'è alcuna pretesa riguardo appunto questi incontri che Antonio vuole organizzare, poiché appunto si tratta di un argomento che racchiude in sé tanti altri argomenti, quindi è così complesso, così delicato, che non si può esaurire appunto né nell'assistenza sessuale né nel parlare solo di sessualità. Proprio ieri sera, parlando con il professore Paolo Valerio, Antonio diceva: ma secondo lei, professore, qual è la soluzione? O le soluzioni? E lui, in maniera molto semplice, ha risposto, e convengo con lui, appunto, non credo che ci siano proprio una soluzione o delle soluzioni. Semmai possiamo optare per appunto parlarne, per aprire il dibattito, per eliminare questi tabù, e semmai magari appunto concentrarsi sull'educazione sentimentale. Ora poi dopo Antonio cedo subito la parola al professore, che tra l'altro ha il treno tra pochissimo, quindi Antonio Saffioti. Io prima di iniziare per intervento voglio farvi ascoltare una canzone che ho avuto modo di scoprire che al concerto di Bruno Risas, Calcore Fest, di Varese, un festival che organizzano alcuni miei amici di Varese. Io ogni anno vi partecipo. Quest'anno avevo il mio cantante italiano preferito del momento, che era Bruno, che ho scoperto quella sera questa canzone che racchiude le tematiche di cui vorrei trattare oggi. Possiamo partire. Forse
sentire. Questa canzone dice: l'amore è un colpo di pistola, che è un fucile sulla schiena, che è uno schiaffo per te. Per chi come lei vive con disabilità, questa è una verità, perché se un disabile si innamora, per lui è peggio di un colpo di pistola, è peggio di un pugno sulla schiena, è peggio di uno schiaffo per cielo. E questo io, dato che mi piace raccontare sempre la mia vita, ho toccato per il compagno 5 anni fa, quando mi innamorai di una bella strozza, come diceva la canzone. In quell'occasione ho toccato con mano questo ritornello, quindi quando ho sentito una leggera vita, quando ho sentito questo ritornello. Quella bella strozza è quella che mi ha dato la forza di trattare ancora oggi, a 5 anni di distanza, questo tema, perché dalle delusioni io trovo sempre la mia forza e degli eventi negativi pure. Quindi ne ho fatto tesoro di queste esperienze, che ho detto: voglio che non mi succeda più una cosa del genere. Per evitarlo c'è bisogno di fare cultura delle affettività, perché il disordine può fare quello che vuole nella società attuale, però male per lui è più difficile delle altre persone. In questa società individualistica è difficile per tutti trovare un lavoro, però per chi vive a 4 ruote è ancora più difficile, che anche per chi vive, chi non ha le ruote a posto, vive una sessualità dimezzata. Con questo voglio dire che in un prossimo convegno ci occuperemo soprattutto di disabilità mentale e psichica su questo tema, perché quello è il tema dei temi, che un conto è la disabilità fisica, che altro conto è la disabilità mentale, che io ho parlato giorni fa con il professore di Lavezia Cesare Berri, che ha detto: cantore, io non ce la faccio più a parlare di disabilità mentale in questo periodo, perché abbiamo fatto grossi passi indietro. Si è regrediti al periodo pre-Basaglia, ha detto. Quindi con questo mi ha fatto cadere la croce, mi ha fatto capire che il vero tema da trattare è quello della sessualità per quanto riguarda la disabilità mentale che è psichica. Quindi con questo mi anticipo il prossimo tema. Poi la parte più importante di oggi, senza togliere nulla ai professori, sarà quella in cui il microfono sarà aperto e sarà affidato a chi vorrà parlare di questo tema. Il primo a parlare di questo tema vorrà essere io, per rompere il ghiaccio. E poi, perché non vorrei sentire chi il problema lo vive, quindi le famiglie, i disabili, quindi vorrei dire a loro di non avere timore del microfono e di parlare ancora aperto, come farò io poi nella seconda parte del seminario. Ora diamo la parola agli studiosi, a coloro che conoscono meglio di noi questo tema. Sono professore ordinario di psicologia clinica all'Università Federico II di Napoli, direttore del centro di Ateneo Sinapsi, e oggi parlerà di affettività, relazioni e sessualità nella persona con disabilità, tra barriere familiari e opportunità istituzionali. Grazie. Non riuscivo a parlare a braccio,
Ma una cosa che ringrazio Antonio per l'invitato. Noi siamo conosciuti qui in questa stessa sala qualche mese fa, per un altro tema su cui io lavoro da tempo, che è il problema dell'omofobia, transfobia, e quindi ancora una volta tutte le complesse tematiche delle persone che vivono una condizione di emarginazione. E una cosa ho trovato con piacere, anche perché ho scoperto, io sono da più di 20 anni in questo settore, c'è un amico Mario Bilangione, mi trascorro spesso le vacanze, ma ho scoperto, qui voglio complimentarmi col sindaco, le lasche delle Terme, finalmente nella vostra bellissima Lamezia Terme. E quindi è stato un bel incontro per me questa volta essere qui, non soltanto per poter parlare di queste questioni, ma anche potermi un po' godere queste vostre bellissime cose. Sono d'accordo con tutti che piuttosto di far parlare gli esperti per essere le persone a parlare. Quindi vorrei cominciare a leggere, noi abbiamo fatto un libro, tutto un libro, proprio in un'occasione di un convegno, in un'occasione anche di tutta una serie di notizie ci venivano. Io dirigo il centro Sinapsi, il centro Sinapsi è un centro servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli studenti e offre soprattutto interventi a studenti con disabilità, oggi con il DSA, gli studi specifici di apprendimento, che spesso appunto ci parlano di questi problemi. E il libro finisce con la testimonianza di una madre. La madre di un ragazzo con sindrome autistica, posso anche dire il nome perché è riuscita, Daria Laura, che ha studiato con noi psicologia, con grande scandalo dei miei colleghi, perché un ragazzo autistico che si laurea in psicologia alla triennale, Daria si è laureato, naturalmente con tutta una serie di interventi dell'Ateneo, intanto per facilitare i suoi studi, per trovare proprio dei colletti. Dario non può fare colloqui psicologici, ma può fare osservazione della dinamica relazionale tra un docente e un allievo. E la madre ha voluto portare un contributo. Quindi, d'accordo con la Presidente della FISH, vorrei cominciare con una testimonianza per dare il senso di quello che proprio io vi dirò. E scrive appunto questo. Portò a conoscenza il caso di un ragazzo autistico di 26 anni, seguito molto dalla famiglia, è arrivato a un buon livello sia comportamentale sia come coscienza di sé del suo problema, della società con la quale convive, affrontando con l'unica arma a disposizione per esprimersi, cioè scrivendo. Attraverso il computer Dario scrive le cose bellissime. Ho saputo questo ragazzo fin da piccolo e riguardo alla sfera sessuale ricordo sin dalle prime pulsioni il disagio dei familiari e l'incapacità degli stessi ad aiutarlo. La cosa era sempre più pressante e preoccupante. Il giovane a giorni aveva compiuto 27 anni, per cui gli fu chiesto che regalo avrebbe voluto per il suo compleanno. La risposta tardava ad arrivare, finalmente, dopo poco disse: io vorrei andare con una donna, vorrei provare anch'io per una volta ad essere un uomo. Una situazione imbarazzante che venne a creare, molto delicata e di difficile gestione. Gli fu detto che avrebbe potuto parlare con il padre e i fratelli, perché loro avrebbero potuto aiutarlo. Così fu. La famiglia organizzò l'incontro che a loro detta andò bene. Successivamente, trovandomi sempre che facevo ad aiutarlo negli studi o semplicemente a discutere con il ragazzo, egli fece in modo di dirottare la conversazione un incontro amoroso tra gli uomini. Non mi fu possibile sottrarmi e grande fu la mia meraviglia quando mi disse: l'amore è un'altra cosa, posso solo sperare un giorno che avrò una donna mia, una famiglia, una casa mia. Da quella volta non ha più fatto cima a incontri sessuali organizzati. Ecco, una volta che lo leggo mi viene in mente, perché conosco il ragazzo e questo ci pone dei problemi, insomma, no, dove gli esperti possono dire forse poco, molto poco, perché poi vedremo qualcosa, insomma, sapendo che la situazione non è facile, perché sulla sessualità c'è un tabù, non se ne parla. I miei studenti di medicina studiano al massimo cos'è l'impotenza, neanche la frigidità conoscono, certamente non sanno nulla di omosessualità, cose del genere.
perché all'università, a scuola, mai si parla di queste cose, eppure sono cose che fanno parte di tutti i giorni, sono cose che i medici dovrebbero conoscere. Io dirigo anche la parte psicologica in un centro per storie multipla e per esempio abbiamo fatto un valdecum, sclerosi multipla e sessualità, il coraggio di parlarne, questo lo lascerò anche poi, dove lì parliamo in modo specifico dei problemi della coppia, quando nella coppia uno dei partner ha una malattia con la sclerosi multipla, che porta problematiche sia interessante maschile e femminile, ma i medici non parlano. E stiamo facendo corsi di formazione ai medici, dove spingere i neurologi ad affrontare questa tematica. E spesso loro sono loro stessi impreparati, non sanno come saperlo usare, eppure dovrebbe far parte del curriculum dei studi medici, no, l'anamnesi anche sessuale, perché non è soltanto l'impotenza o l'infrigilità che deve saper parlare, ma anche come si svolge il rapporto sessuale, proprio di poter fare poi un buon intervento di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Mentre è stato facile per noi scrivere un piccolo opuscoletto su una malattia specifica rivolto alla coppia, è molto più difficile quando la coppia non esiste, quando la persona vive da sola, la condizione di disabilità, e la vive dall'adolescenza o da molto anche prima, quando non si è costruito una coppia con la quale poter lavorare. Ed è questo il tema che vorrei un po' provare a direi anche affrontare, di cominciare a parlare anche con timidezza, senza che il fatto che io sia un esperto possa darmi il diritto di dirlo, perché certamente questo è molto più esperto di me. Io insegno tra l'altro tecniche, psicologia ai tecnici ortopedici, e dove i nostri studenti hanno spesso a fare le neurochirurgie, le protezioni a casa di persone con disabilità anche grave, per esempio. E mi ha molto turbato quando alcune di queste ragazze appunto ci raccontarono che hanno scoperto che talvolta le madri di queste ragazze molto gravi erano costrette a masturbarli per evitare che poi potessero esserci problemi quando arrivava la giovane tecnica ortopedica. E nessuno dice niente di tutto questo, perché viviamo in un paese fortemente fettuofobo, dove la famiglia viene lasciata sola. Quindi io spero, e sono molto grato a Antonio e alla Fischer che abbia voluto aprire questo discorso, che è stato anche qualche volta affrontato durante il Disability Pride, un evento molto bello fatto quest'anno a Napoli, dove finalmente c'è l'orgoglio di essere con disabilità, non nascondersi, poterne parlare, e poter parlare anche di questioni così delicate, quelle di cui oggi parliamo. Poi un po' più avanti, con le slide. Vabbè, sappiamo che appunto, quando parliamo di sessualità, parliamo di un incontro tra natura e cultura, e la sessualità fa parte della vita di tutti noi. Sappiamo bene che non è soltanto un comportamento sessuale ci vogliono confermare, ma anche gli aspetti affettivi che legano la coppia, che fanno sì che la coppia possa essere poi un'unità avanti. E fa parte della nostra esistenza, però in realtà qual è l'immagine quando noi parliamo invece di sessualità e disabilità? Quali sono le rappresentazioni che abbiamo quando parliamo di queste tematiche? Sono eventi complessi, perché appunto noi diciamo ancora molti stereotipi, molti pregiudizi, e sappiamo che dallo stereotipo e dal pregiudizio vengono fuori proprio gli stili. Quando parliamo di stereotipi, è come dire la persona disabile non ha questi pensieri, è un po' come un angelo, il pregiudizio è che se vuole parlarne allora è una cosa sporca, lo stigma è che se se ne parla allora la persona commette qualcosa di brutto, di cattivo, e soprattutto pensando che noi tutti siamo profondamente impregnati in una cultura religiosa che ci dice con uno dei comandamenti non commettere atti impuri. E anche lì diciamo quanti adolescenti vivono situazioni di conflitto rispetto a questo, perché nella scuola non c'è mai una buona educazione non sessuale, ma sentimentale, affettiva. Una volta, molti anni fa, ero in una classe del ginnasio, un ragazzo
se vai un po' di terapia, lasci i bambini, mi fa a evitare tutto questo. Quello che non sappiamo è come ti fa volere bene, come fa a innamorarsi. E quindi un colpo al cuore, perché da tanto tempo mi risponde. Quindi come dire, è sulla affettività che dobbiamo anche molto insistere. Avanti. Tutto questo appunto ci fa sì che molto spesso immaginiamo, vogliamo immaginare che le persone con disabilità siano crisi di desideri sessuali o pensare che hanno tanti problemi così più gravi e impegnativi che non hanno desideri sessuali. E questo fa sì che le persone con disabilità vengono messe in una condizione di isolamento, non hanno con chi parlarne, non c'è consigliere però di affrontare come in realtà quello totalmente dentro Sicilia che ha fatto l'Antonio. Il tema è complesso, perché appunto diciamo è legato a aspetti sociali, ambientali e culturali, e anche in qualche modo ci sono sempre credenze che vanno in qualche modo affrontate, perché è un tema che evoca sempre in avanti. E quindi quando noi parliamo di cultura del benessere sessuale c'è appunto di tutto questo, la vergogna, la paura, le persone possono evitare di certe cose, al massimo possono vivere nell'identità personale o nell'esperienza della coppia. Abbiamo voluto fare questo piccolo momento della storia di Luther per i medici, proprio per invitarli, spingerli a parlare con le donne, con gli uomini affetti da sclerosi multipla e in coppia, proprio per aiutarli a comprendere che si possono fare tante cose, dare consigli, conoscere e anche trovare delle soluzioni legate appunto alle singole problematiche. Ma come siete, come tutto questo viene vissuto anche dalle persone con disabilità, anche su questo dobbiamo interrogarci. Quando parliamo di sessualità, parliamo di aspetti fisiologici, culturali, emotivi, relazionali. E per secoli abbiamo in qualche modo fatto quasi una castrazione culturale rispetto a queste questioni. Come dicevo, io mi interesso di omosessualità, transgenderismo, e anche lì, se da una parte la scienza oggi ci dice che sono condizioni normali e che non c'è nessuna malattia dietro queste condizioni. Sapendo quando io studiavo, la persona omosessuale era curata con elettroshock e con elettronico. Oggi uno psicologo che fa delle terapie viene radiato all'ordine di psicologi, ma quello di non terapia. Quindi vuol dire quanto poter parlare della sessualità in tutte le forme in cui si manifesta. Quando poter parlare della sessualità anche rispetto ai generi, perché solamente dire fra la sessualità se parliamo di una persona di genere femminile, o si parla di una persona di genere maschile, sono molto diversi di dirla, e con anche problematiche molto complesse. Prima ancora parlava della disabilità psichica, e lì uno dei nostri capitoli affronta questo tema tanto, e dove la donna è più complicato rispetto al rischio poi della gravidanza, rispetto al rischio poi di prendere anticoncezionale, a poter essere considerata davvero libera di intendere di volere, se non dovresti invece poi sempre quindi si legata ad altri decidono per me. Appunto, sempre più parliamo di parità di diritti, su questo si è espresso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, volevo citarvi cosa dice appunto rispetto a standard e pari opportunità delle persone disabili, questo è una regola della questione dell'ONU, le persone con disabilità dovrebbero essere messe in grado di vivere con le loro famiglie. Gli stati dovrebbero incoraggiare l'inclusione dei servizi di consulenza familiare di appropriati moduli riguardo alla disabilità e i suoi effetti sulla vita familiare. I servizi di assistenza e accompagnamento dovrebbero essere disponibili per le famiglie. Le persone con disabilità non dovrebbero essere private della possibilità di vivere la propria sessualità, di avere rapporti sessuali, sperimentare la paternità o la maternità. Adesso qui abbiamo tutta una serie di complesse questioni. Tenendo conto del fatto che le persone con disabilità
problemi di difficoltà nello sposarsi, nel mettere su famiglia, gli Stati devono incoraggiare la messa a disposizione di un servizio di consulenza adeguato. Le persone con disabilità devono avere le stesse possibilità di accesso degli altri ai mezzi della pianificazione familiare e anche avere informazioni come accessibile sul funzionamento sessuale della loro cosa. La cosa assurda che il nostro paese, questo non riguarda solo le persone con disabilità, ma riguarda tutti. Di questo noi, chi ce ne ha parlato di tutto questo? E come spesso le famiglie sono lasciate sole ad affrontare queste tematiche, quindi quanto la buona scuola di autonomia, che dicono quelli che parlano di teoria gender, di psicologi che vanno a creare soltanto malati in una scuola, no, pensiamo quanto è importante invece aprire una riflessione sull'affettività e sulle emozioni sentimentali di tipo sessuale. E quindi parliamo qui del diritto delle persone alla cittadinanza attiva e sapendo che le persone con ridotte capacità o con deficit non perdono i suoi diritti e dei suoi doveri. Avanti. Il benessere non è legato alla condizione individuale, quantomeno a quello che è il capitale umano, cioè l'insieme delle capacità che individua di organizzarsi e di adattarsi, ma in qualche modo siamo integrati in contesto e con che contesto dobbiamo quando anche avanti. Quindi quando è importante ciascuno diventi un agente attivo di cambiamento, penso che la grande forza di Antonio e anche di voi tutti siete qui, perché essere qui si è iniziato molto di voi di trascurare le faccende, lavoro, affetti, poi di documentare. E ho aggiunto che vorrei ribadire, la presenza qui del sindaco dell'assessore, non la avete scontata questa cosa? Io faccio per mestiere convegni e congressi. Arrivano, fanno un saluto, dicono ah interessante, scusate, dobbiamo anche il video devono andare via, però sono qui di mano, perché se la loro presenza mi interessa voler provare a fare qualcosa. Penso che questo sia un valore aggiunto rispetto a questa giornata, quindi io vorrei ringraziarli in modo particolare per essere rimasti qui. Avanti, andiamo avanti. Poi appunto i modi per superare la stigmatizzazione quando parliamo di sessualità e disabilità. L'eutanasia del benessere, questo appunto fa parte del nuovo movimento di psicologia, parliamo di psicologia positiva, insomma, no? In cui l'educazione promuove nell'individuo la possibilità di decidere quello che in qualche modo, cioè andare a promuovere l'autodeterminazione rispetto a sessualità, vita intima e affettiva. Avanti. E quindi come vi ha citato, ma oggi spero che si riesca a fare l'incontro con Max Olivieri, appunto, e che poi ha partecipato con noi al convegno che ho avuto con il libro, e appunto parlerà anche un po' di questa legge, che in qualche modo si parla anche grazie al Field Fashion e anche poi a tutto quello che avviene in altri paesi, Francia compresa, avanti. Appunto, questa figura della diversità sessuale è presente in Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Austria. In realtà non è semplice. Alcuni vorrebbero confonderla con la figura di una prostituzione, non è questo, sono costi specifici di formazione a tutto questo. È un modo di poter attivare, aprire un discorso e qui poi calando nelle realtà delle singole persone, singole individui, calandolo nella realtà anche di poter parlare di cose in cui spesso noi stessi non sappiamo. Ci sono anche tutta una serie di modi per poter entrare in contatto con il corpo dell'altro, attraverso la carenza, attraverso tutta una serie di cose avanti. Per il giornale ne parlo di tutto questo e certamente quello che bisogna evitare però è di ritornare un discorso distorto, il benismo o voyeurismo. Avanti. E quindi si parla di costruzione sessuale della persona quando cominciamo, ma lascia però scoperto il campo
di prima si parlava d'aria, no? C'è dell'amore e soprattutto anche la voglia di normalità che la persona può iniziare la rivendica, rivendica sempre, avanti. Quindi noi dobbiamo cominciare a fare anche poter, come prima l'assessore ci diceva, fare un cambio di 260 gradi rispetto alla cultura. Una cultura che deve vedere nella diversità, nella differenza, un valore. Io, progetto sinapsi, dico agli studenti, ogni iniziativa che facciamo con lo studente con disabilità avrà ripetuto su tutta la popolazione studentesca e universitaria. Offrire, rompere una barriera architettonica, mettere una rampa d'accesso, non solo facilita lo studente con disabilità sul sedile a ruote, che da quel punto non sarà più, se non una parola orrenda, portatore di etica, che ancora legge usa, se tutto ti porta l'etica. L'etica per il contesto che lo crea. Nel momento in cui io metto una barriera architettonica, crea l'etica. Nel momento in cui io metto uno scivolo, abbatto l'etica. Nel momento in cui metto un ascensore, anche se porto da quarto piano, non c'è più etica. In realtà però di questo ti avvantaggerà un professore come Vecchietto, che ha avuto un problema cadente per l'ultima gamba, o uno studente che gioca a calcetto e si è fratturato, cioè mi dire quanto tutta la comunità può avvantaggiarsi tutto questo. Avanti. E soprattutto però quelle che vanno abbattute, e quelle che viene detto prima, sono le barriere culturali. E penso che questo convegno abbia soprattutto questo grande merito, di aprire un discorso su questo, senza voler dire che oggi concluderemo e troveremo le soluzioni, ma cominciare a parlarne e lasciare proprio anche segno in modo di trovare una soluzione di impatto nel rendimento delle varie possibili soluzioni. Avanti. E tutto questo consente anche una piacere alla collettività. Le vita amorosa e la vita sessuale non vengono scisse in amori platonici e che poi vengono imbarazzati, ma rischiano delle loro integrazioni. Avanti. Ciascuno poi deve portare avanti a poter crescere tutto questo e poter anche in qualche modo trovare come punti di forza, coltivare attività che producono esperienze ottimali, per esempio tutto l'autodeterminazione, questo è importante. Nessuno possa essere portato a determinarsi, riguardo alla stabilità, riguardo all'omosessualità, riguardo al transgenderismo, riguardo all'intersessualità, tutte le condizioni in cui in realtà, diciamo, siamo spesso costretti a vivere quello che altri vogliono che noi viviamo e facciamo. E quindi quanto è importante fare progetti di benessere personale e sociale che siano realistici e contestualizzati. Anche questo è un aspetto. Che significa che non bisogna parlarne o che sono contesti di cui non si può parlare? Perché il fatto che siete qui oggi significa che siete portatori di un nuovo sapere. Siete portatori di una serie di curiosità che spero che poi trovino soluzioni, se potrà essere nella stessa entrata materiale, o è soltanto di sapere il fatto che la persona con un desiderio sessuale non sta facendo nessuna richiesta anomala, anormale. Professore, scusi, tra poco dobbiamo dare la parola. L'ultima? Perché appunto parliamo benessere, parliamo di uno stato che ha tutta una serie di fattori, quindi come dire quanto è importante che la politica, la scuola, l'associazione, i singoli individui si mettano insieme per trovare le soluzioni. E certamente è importante però che anche la legge intervenga, perché se non ci sarà una legge, a proposito, tutto questo rimarrà sempre sotto la forma che noi, da punto scientifico, definiamo come stigma strutturale, o stigma istituzionale. Cioè, come dire, le persone possono anche essere aperte come voi al discorso, possono anche dire sì, va bene, ma se non c'è una legge che cancella tutto questo, diventa soltanto un discorso in cui l'altro può sentirsi solo, isolato. Perché è stata importante la legge su un omicidio? È per ribadire ancora una volta che rispetto all'omosessualità c'è il diritto di poter vivere il rapporto affettivo,
il rapporto sessuale con il padre. Altrettanto sarà vero anche per il dottore con disabilità, mentre in più adesso sarebbe si comincerà ad affrontare il problema, non sarà risolto, sarà un piccolo passo avanti. Poter dire che vive seriamente la sessualità anche una persona esperta che deve fare un corso specifico, anche aprendo un discorso nella scuola sul discorso delle quindi grazie per essere qui e andiamo avanti tutti insieme, sicuri e forti che il cambiamento spaventa, ma se non cominciamo a cambiare rimaremo sempre in situazioni di isolamento culturale e sociale. Grazie. Vorrei poi invitarvi a restare fino alla fine, anche perché siamo veramente calcolati dei tempi, anche perché Antonio ci tiene molto a questo confronto con voi e poi vi anticipo che ha ancora delle cose da dirvi. Quindi adesso diamo la parola a Laura Corradi, professoressa di studi di genere e metodo intersezionale all'UNICAL, Università della Calabria, sul tema le disabilità, le sessualità e il diritto alla corporeità. Grazie. Grazie a voi, agli organizzatori, ad Antonio, a Nunzia Coppedea, a Fish, agli organizzatori e alle organizzatrici, e grazie anche a questa cosa veramente eccezionale, che ci siano due politici che restano fino alla fine, è veramente incredibile. Siamo abituati ad averli che fanno i saluti e poi scappano via, e il fatto che ci siano e che magari parteciperanno anche al dibattito è veramente un fatto eccezionale, quindi grazie per essere qua e per così imparare insieme a noi che ci sono delle cose importanti di cui non si parla e di cui dovremmo cominciare tutti a parlare e interrogarci. E grazie a Paolo per aver fatto questa larghissima apertura di discorso che è stata assolutamente necessaria e per aver parlato di omofobia e transfobia. C'era anche da questa parte che mi rendo conto che vi hanno girato le spalle. Ok, allora, dopo la grossa presentazione di Paolo, io mi limiterò ad andare più in profondità su alcuni nodi, cioè su alcune questioni che non sono, diciamo così, questioni su cui tutti magari siamo d'accordo, anche per capire qual è il dibattito oggi intorno a queste questioni. Cominciamo per esempio con la questione dell'affettività. Qua non è in discussione l'affettività delle persone disabili. La questione spinosa diventa quando si parla di sessualità, quando si parla di corporeità. Lì esce tutto quel nostro bagaglio culturale, religioso, un po' atavico, per cui le questioni sessuali sono sempre in Italia molto ammantate da pudore, vergogna, idea, come diceva Mary Douglas, del pericolo legato alla mancanza di purezza, che si pensa erroneamente che la sessualità sia collegata al peccato, no? Ma se è riproduttiva va bene, se è riproduttiva va bene. La persona disabile viene vista come una persona che non può e non si deve riprodurre. Questo è uno dei nodi. Ma da dove viene quest'idea e come si è rafforzata nel tempo? Beh, se noi pensiamo ai campi di concentramento, oltre ad esserci ebrei, ebree, zingari e zingare, comunisti e africani, c'erano gli omosessuali, le lesbiche, le persone bisessuali, le persone trans, considerate non meritevoli di continuare a vivere. Le persone disabili non erano considerate né se avevano una disabilità piccola o grande, né mentale o fisica, come persone che meritassero di continuare a vivere, ma venivano considerate dei pesi per la società nazista e una macchia nella
teoria prassi della purezza ariana. No? La purezza ariana doveva essere fatta di perfezione. E chi sono questi esseri imperfetti che sono ciechi o sono sulla carrozzina, o questi esseri pervertiti che si amano tra uomini o tra donne, o che non sanno se sono uomini o donne? Quindi c'è tutto un bagaglio veramente rafforzato da decenni di persecuzione che sta in mezzo a noi. Sta in mezzo a noi, non si vede, no? È come l'elefante nella stanza che tutti fanno finta di non vederlo. In realtà c'è questo in mezzo a noi, fa parte del non detto, fa parte di questo non detto, che noi abbiamo ancora dei retaggi di questo tipo. Abbiamo dei retaggi medievali, ma abbiamo anche dei retaggi della persecuzione nazista, che funzionano ancora come elementi culturali, come residui culturali dentro di noi. Quindi il problema non è l'affettività della persona disabile, il problema è la corporeità, la sessualità, il piacere, l'orgasmo, queste cose di cui non si parla assolutamente nelle scuole, di cui siamo molto carenti sul piano dell'educazione dei nostri giovani, con degli effetti che noi vediamo, insomma, di violenza, di abuso e di uso poco saggio del proprio corpo tra i giovani, giovanissimi. Allora, se il problema è la corporeità, se il problema è la sessualità delle persone disabili, e non è un problema solo, così come ci sono tante disabilità, tante forme di disabilità, ci sono disabilità visibili, ci sono disabilità invisibili, ci sono disabilità temporanee, ci sono disabilità permanenti, così come ci sono disabilità dovute a infortunio, dovute a nascita, dovute a incidente sul lavoro o altro, ci sono anche, così come ci sono tante disabilità, ci sono anche tante sessualità. Non c'è solo la sessualità eterosessuale, ok? E questo lo ha già menzionato Paolo. Allora, questa immagine, per esempio, no? Questa immagine è molto rassicurante, l'immagine che noi abbiamo utilizzato per questo convegno. Pensate se invece, anziché un uomo e una donna, in questa immagine ci fossero stati due uomini. Beh, sarebbe stato molto più spinosa la situazione, no? Quante sessualità abbiamo? Noi abbiamo l'omosessualità, abbiamo la bisessualità, abbiamo l'eterosessualità, e tutte queste sessualità si rappresentano anche nell'universo delle persone disabili, ok? Guardiamo quindi un'intersezione anche più specifica, quella tra disabilità, che è una forma di diversità, e le diversità dell'universo sessuale in cui noi viviamo, che sono molteplici e che cambiano. Ci sono persone che magari per molto tempo pensano di essere eterosessuali e poi magari a una certa età si innamorano di una persona dello stesso sesso, così come ci sono persone, coppie, gay, che si disfano proprio sul fatto che uno dei due si innamora magari di una donna. Quindi la sessualità non è per sempre uguale negli individui, la sessualità è un elemento fluido. E quindi questo ci deve far capire che così come noi possiamo cambiare, anche gli altri possono cambiare. Ecco, l'intersezione tra disabilità e sessualità ci fa capire meglio che parliamo di dimensioni plurali e molteplici. Se noi parliamo di dimensioni plurali e molteplici, ci avviciniamo parecchio a un concetto di democrazia più pieno. Più una democrazia include le diversità, più una democrazia include le differenze, più una democrazia funziona. E quindi stiamo parlando del nostro presente, del nostro futuro politico anche, e della nostra convivenza civile, sociale. Prima Paolo ha
menzionato la questione dell'omofobia e della transfobia. Che cosa sono l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia? Sono delle malattie sociali. Sono delle malattie sociali che rendono infelici le persone. Ma anche la sessuofobia è una malattia sociale. Ma anche la fobia nei confronti dei disabili e dei loro bisogni sessuali, del loro diritto sessuale, è un ostacolo alla felicità. Proviamo a vedere, tra le varie cose che ha detto Paolo, la questione dell'assistente sessuale. Questa è una delle questioni più spinose. Non per molti l'assistente sessuale è una prostituta, è una persona che agisce in maniera prostitutiva. Perché? Perché c'è uno scambio sessuale erotico e c'è un pagamento in denaro. E di solito quello che include scambio sessuale e pagamento è considerato scambio prostitutivo, per cui molte persone ritengono che non ci debba essere un'assistenza sessuale. Molte persone invece ritengono che la sessualità della persona disabile, la corporeità della persona disabile, sia un diritto e che l'assistenza sessuale può, diciamo così, almeno in una prima fase, aiutare la persona disabile, specialmente se disabile grave, ad avere un rapporto con il mondo della sessualità, che prima era totalmente escluso. E questo è il film molto bello, The Session, che Nunzia Confedè mi ha dato e che io ho fatto vedere più volte alle mie studentesse, è proprio un film che parla di questa tematica, ovvero dell'assistenza sessuale. C'è anche uno scambio di sentimenti quando c'è un rapporto di tipo sessuale. Come siamo disposti a ragionare attorno a una questione così delicata? Come siamo disposti? Qualcuno diceva prima, ci sono progetti di legge in Europa, ci sono casi in cui l'assistenza sessuale è pagata dal sistema sanitario nazionale. Cosa succederà in Italia quando si approfondirà il dibattito attorno a queste cose? Ci saranno quelli che diranno: no, noi non paghiamo certo le prostitute ai nostri disabili, ci saranno quelli che invece saranno favorevoli. Secondo me non si tratta di prendere subito una posizione, ma di approfondire la conoscenza attorno a questi fenomeni. L'assistenza sessuale può cambiare la vita di una persona disabile? Cosa ne pensano le persone disabili? E qua che l'esperienza, secondo me, come dice anche Nunzia, vale molto più di qualsiasi teoria. Cosa pensano le persone disabili dell'assistenza sessuale? Allora, dentro una dinamica di scambio di esperienze, di conoscenze, privo di, diciamo così, stigma, privo di pregiudizi, e secondo me si possono capire molto meglio le cose. Per esempio, io ritengo che l'assistenza sessuale non risolve il problema, non è una questione risolutoria, perché la soluzione sta nella società e non è mercificando un rapporto, non è neanche proibendolo, ovviamente, non sarei mai per proibire questo, ma non è neanche pensare che l'assistenza sessuale possa essere così la bacchetta magica che risolve il problema della sessualità delle persone disabili, anche disabili gravi. Finché non c'è una accettazione completa della persona disabile, e quindi anche disabile mentale, e quindi anche della sua corporeità, e quindi anche della sua sessualità e del suo desiderio legittimo di riprodursi, se noi non arriviamo a decostruire il piccolo nazista che c'è dentro di noi e che li vorrebbe tutti scomparsi, obliterati, spariti, non esistenti, finché non riusciamo a decodificare e ricostruire questo nostro retaggio culturale, secondo me non possiamo neanche pensare di risolvere il problema della sessualità dei disabili. Non è con
l'assistente sessuale e noi risolviamo il problema. Certo, questo può aiutare, alcuni saranno favorevoli, alcuni contrari, sicuramente non possiamo proibirlo, però io ritengo che ci sono dei passaggi da fare a livello sociale, di educazione sessuale, di educazione alla diversità, di educazione intersezionale a tante diversità, di classe, di genere, di razza, di etnia, di cultura, di religione, di età, di appartenenza geopolitica, di orientamento di genere, di preferenze sessuali. Se noi accettiamo di essere dei prismi che riflettono la luce in maniera diversa, secondo me possiamo anche accettare che gli altri siano diversi, perché non c'è nessuno che è normale e gli altri sono diversi dal normale. Nessuno è normale, la normalità non esiste. Esistono tante differenze che devono dialogare tra di loro. Quindi questa era una cosa che mi sembrava molto importante. L'amore è un'altra cosa. Quindi la persona disabile ha diritto all'amore. Quindi non poniamoci solo il problema dell'affettività o solo in maniera separata il problema della sessualità, della corporeità, eccetera, perché rischiamo di scomporre qualcosa che invece è molto unitario. Il diritto all'amore è molto di più del diritto ad una sessualità, che può appunto diventare, perché siamo dentro regimi neoliberisti, può diventare un'altra merce da comprare. E questo, insomma, sarebbe un po' triste. L'ultima cosa che voglio dire riguarda le rappresentazioni sociali delle disabilità. Allora, Paolo ne ha accennato, ci sono tante rappresentazioni sociali della disabilità. Nel libro che ho scritto sulle pubblicità, che è un libro intersezionale, Specchio del suo drame, avevo analizzato anche la questione disabile. Il fatto che le pubblicità ci propongano dei modelli che sembrano perfetti, delle modelle che sembrano perfette, no? Taglia fuori un universo di normalità, diciamo così, di quotidianità dei nostri corpi, delle nostre pettinature, del nostro modo di vestire, e le persone disabili sono ancora più tagliate fuori da questa idea patinata della bellezza, no? Cioè ci vengono proposti dei modelli a cui non ci possiamo conformare. La pubblicità è fortemente diseducativa. Quando scrissi questo libro 5 anni fa, le persone disabili non c'erano ancora nelle pubblicità e non c'erano ancora sulle passerelle dell'alta moda. 5 anni dopo, adesso esce la seconda edizione, le persone disabili sono nelle passerelle dell'alta moda, sono nelle pubblicità e vengono utilizzate per commuovere le persone. Quindi prima venivano nascoste, no? Non potevi essere disabile e fare la pubblicità per un vestito o per un costume da bagno o per una crema. Poi, improvvisamente, così come si sono accorti che il pancione della mamma intenerisce, lo mettono dappertutto, adesso mettono dappertutto la persona disabile, perché questo commuove, perché questo fa vendere, perché questo sfrutta i sentimenti delle persone, no? E quindi nel momento in cui la disabilità diventa un fattore di produzione, diventa un fattore di profitto, è ovvio che dobbiamo riuscire a capire anche come difenderci da questo. Le modelle in carrozzina, no? La modella con la pelle diversa dagli altri, la modella con la protesi alla gamba. Il fatto che vengano spettacolarizzate le differenze non significa che vengono accettate queste differenze a livello sociale. Vengono spettacolarizzate perché attirano l'attenzione e perché vedere la modella in carrozzina commuove, eccetera. E quindi viene utilizzato anche questo in maniera manipolatoria, perché le pubblicità servono a manipolarci, a farci comprare cose di cui magari non abbiamo neanche bisogno. La manipolazione utilizza i sentimenti. I sentimenti sono quelli anche, no, delle due donne che si baciano per fare la casa, oppure... Quindi le diversità sessuali o di
diverse abilità vengono utilizzate anche a scopo di profitto. Quali sono le rappresentazioni sociali che noi vogliamo delle sessualità e delle disabilità, di questa importante intersezione? Beh, ce l'ha detto il movimento delle persone disabili, niente su di noi senza di noi. Quindi non vanno più fatte scelte a livello culturale, a livello politico-istituzionale, a livello accademico, che non includano le persone che sono interessate. La ricerca sui disabili, come se i disabili fossero oggetto della ricerca, non va bene. La ricerca deve essere ricerca, azione, partecipatoria con le persone disabili, per le persone disabili. E lo stesso vale per la sessualità, lo stesso vale per le differenze etniche, religiose e culturali. Quindi il dialogo, l'apertura di un dialogo tra differenze ci apre veramente un caleidoscopio di possibilità che rende possibile, cioè noi sappiamo c'è una parte dell'arco politico che è razzista, non facciamo nomi, ma c'è qualche buzzurro razzista, omofobo, che fa rumore, che fa opinione. Ecco, io penso che una società civile che riesce anche a difendersi da questi razzismi, da queste omofobie, da questi modi di trattare chi è diverso, e sia una società che può essere infinitamente più felice, infinitamente più includente e che possa veramente dare valore a ogni essere umano per quello che veramente è. In un altro mio libro, Salute e Ambiente, avevo parlato di tre ambienti e devono essere tutti e tre sani affinché ci sia salute pubblica. L'ambiente chimico, che dovrebbe essere libero da cancerogeni, eccetera, l'ambiente fisico, che non dovrebbe essere pieno di inquinamento elettromagnetico, e l'ambiente sociale, dove non dovrebbe esserci né odio, né ripugnanza, né mancanza di accettazione. Se questi tre ambienti stanno in equilibrio tra di loro, c'è salute. Se questi tre ambienti non stanno in equilibrio tra di loro, c'è malattia. E siccome viviamo una volta sola, cosa ne dite? Io direi che dovremmo essere felici e sani. Adesso, con un attimo di pazienza, proveremo a metterci in collegamento via Skype con Maximiliano Olivieri. Quindi procediamo. Pronto, ciao Max, ci sei Max? Ci sei, sei bellissimo, adesso ci sei? Ci sono. Tu sei bello, però io avrei preferito tua moglie, comunque mi accontento di te, allora. Questo per dire che anche i disabili si sposano, succede anche questo. Allora, io ho dictato compito di farti una domanda, Max, che ti prego di restare nei 5 minuti. Allora, io ti dico una cosa, ti descrivo la platea che ho davanti. Che davanti ho un sindaco di una città che si chiama Venezia Terme, che è un assessore delle politiche sociali di una regione non famosa che è la Calabria, quindi ti prego di tener conto di loro due nella tua risposta. Allora, io ti voglio chiedere questo: a che punto siamo della cattolicissima Italia per quanto riguarda l'assistenza sessuale? Che se secondo te sarebbe opportuno fare su questo tema anche una raccolta di firme, secondo te, o cos'altro possiamo fare per collaborare con te su questo tema? Questa è la mia domanda, rispondici. Ok, Antonio ha fatto questa premessa perché sa che
negli ultimi due mesi mi sono mangiato due assessori e un sindaco, quindi giustamente lui è preoccupato, ma state tranquilli, mi aveva già domesticato prima, non ci sono problemi. Comunque, a parte l'ironia, allora, la questione è, diciamo che la cosa più importante, ma immagino Antonio già hai fatto tuo, o comunque ci sarà modo di fare, è sapere di cosa stiamo parlando, perché in questi anni io ho iniziato questo progetto dal 2013, quando ho creato il comitato Love Giver, ne ho sentite di tutti i colori, nel senso che purtroppo spesso le persone magari si informano attraverso mezzi come internet o giornali che spesso ovviamente riportano le notizie come sanno, come non sanno spesso. Quindi è soprattutto fondamentale per tutti coloro che ritengono che questa possa essere una possibilità informarsi al meglio. Quindi in questo caso Antonio vi darà sicuramente il sito di riferimento che è lovegiver.it, ma soprattutto vi prego che qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa avete letto, qualsiasi cosa vi suona un po' strana, chiedete a me, scrivete, chiamatemi H24 come vi pare, ma piuttosto che magari sentire, leggere o capire delle cose distorte è sicuramente molto meglio chiedere. Allora, per quanto riguarda la legge per questo tipo di figura, siamo fermi al 2014, quando è stata presentata una proposta di legge in Senato scritta da Sergio Lo Giudice, che è un senatore del PD. Abbiamo scritto insieme tra l'altro questo tipo di proposta di legge, però non è stata mai presa in discussione e quindi è rimasta lì nel parcheggio del Parlamento, come tanti disegni di legge, proposte di legge ovviamente. E c'è stato qualcosa a livello regionale, in Lombardia ultimamente mi hanno chiesto aiuto quelli del 5 Stelle, come vedete io passo dal PD al 5 Stelle, a chi che sia, perché non faccio politica dove ci sono i diritti, e quindi chiunque si interessa a questo tipo di argomento io cerco di aiutarli, ovviamente magari facendo le dovute attenzioni chiaramente. Hanno fatto una proposta di legge in Lombardia, però ovviamente anche quella non è ancora stata presa in discussione, è stata presentata però pochi mesi fa. Io sto lavorando qua in Emilia Romagna per fare la stessa cosa, e insomma diciamo che allo stato attuale non c'è un riferimento di legge a riguardo di questo tipo di figura. Non so se vi ha accennato Antonio del fatto che io dopo 4 anni, sì ok, 4 anni e qualche mese, avendo visto che comunque la politica ha un po' di difficoltà a cercare di legittimare questo tipo di figura, io e il mio gruppo, il mio team, abbiamo deciso comunque di iniziare il corso di formazione. Infatti a fine agosto abbiamo iniziato un corso di formazione per 17 persone, uomini e donne, che si formeranno per questo tipo di figura, quindi per diventare più che assistenti sessuali, operatori all'emotività, all'affettività e alla sessualità, quindi un qualcosa che sia molto più comprensivo, non soltanto una questione fisica ma anche una questione emotiva e psicologica. Quindi noi stiamo facendo questo tipo di percorso. Nel frattempo è chiaro che se l'ambiente politico ci può aiutare in tal senso, noi saremo molto felici. Cosa ha detto Antonio? La questione della raccolta di firme. Ogni cosa che può in qualche modo appoggiare e far comprendere che questo tipo di figura possa essere utile, che poi è una decisione personale, nel senso che io mi attivo affinché questa figura possa lavorare, poi sono le famiglie a decidere se sperimentarlo o no, quindi sono decisioni comunque personali. La raccolta firme può essere utile, se si raccolta firme per quanto riguarda la legge nazionale chiaramente è un po' complicato, perché chi lo sa, ovviamente ci vogliono migliaia di firme in pochi mesi ed è dura insomma ottenere una cosa di questo tipo, però potrebbe essere comunque una forma anche di visibilità il fatto di vedere che tante persone possono aderire a questo tipo di battaglia. Quello che sarebbe ancora più importante sarebbe invece la questione delle grandi associazioni, sarebbero loro che dovrebbero in qualche modo dire: oh, qua abbiamo una richiesta,
da parte dei nostri associati. Considerate che io dal 2013 ho avuto 2137 richieste, sono tutte nel mio database, quindi migliaia di famiglie e centinaia di persone con disabilità che mi hanno richiesto questo tipo di figura, comunque un tentativo di questo percorso. Però le grandi associazioni un pochettino sono titubanti, perché magari hanno un po' paura di parlare di tematiche un po' scottanti, diciamo, no? Perché comunque la sessualità è scottante un po' per tutti, e non soltanto per le persone con disabilità, è scottante anche per voi bipedi, no? Quindi comunque in Italia è un po' così. Quindi se magari le grandi associazioni dassero istanza anche alle richieste da parte dei genitori, o comunque di dire ok, noi ci siamo per un certo tipo di sperimentazione, se dicessero questa cosa apertamente, anche il mondo politico si renderebbe conto magari che c'è un bisogno in realtà molto numeroso e nascosto, perché io purtroppo conosco storie estremamente gravi, a me dispiace sempre dirlo, perché sono cose... purtroppo si vergognano, ma forse anche giustamente, visto il paese in cui siamo. Non posso più accettare famiglie che mi raccontano di genitori che arrivano addirittura a masturbare i propri figli. Questa cosa per me è aberrante, e le situazioni dove ci sono persone con disabilità, soprattutto intellettive, capitano delle cose che assolutamente non sono accettabili in questo paese. Quindi magari la proposta dell'assistenza sessuale non sarà quella che risolverà tutto, ma è comunque una possibilità in un contesto in cui purtroppo c'è abbastanza vuoto, in tal senso. Vuoto, intendo vuoto pratico, poi magari discutere se ne discute da anni e anni, ma a livello pratico purtroppo c'è poco o niente. Quindi le soluzioni sarebbero queste, quello di far uscire il bisogno da parte delle famiglie, che magari in situazioni importanti in qualche modo avessero apertura anche a questo tipo di sperimentazione. Questo è tutto quello che posso dire, che è pochissimo, ma non posso rubare tantissimo tempo a voi e a Antonio, ovviamente è chiaro che sarebbe un discorso lunghissimo, ma lui vi darà tutti i miei contatti. Vi prego, prima magari di avere giudizi, per chi non conosce bene questo tipo di percorso, magari è meglio leggere, chiedere, domandare, chiedere qualsiasi cosa. Max, prima di salutarti, mi prenoto già adesso per una delle tue operatrici oppure operatori, perché vengono qui alla media a sperimentare il tutto su di me e sui miei amici. Assolutamente. Ciao, grazie. Prima di passare tutto alle sezioni del pubblico, Antonio vuole ancora dire qualcosa? Allora, io voglio parlarvi, prima di sentire voi, voglio parlarvi della mia sessualità. Quindi, purtroppo, io delle scorse settimane ho liberato la mia sessualità, finalmente. Ho capito però che preferisco più mangiare e dormire che fare sesso, fare lavoro. Quindi questo voglio veramente la mia vita. Allora io vi racconto qual è stato il mio rapporto con la mia personale sessualità. La mia sessualità inizia a 12 anni. Come inizia la mia sessualità? Con un film porno visto insieme, cambio cugino. Allora, quindi io mi sono formato sul film porno, ho formato la mia sessualità, conosco ogni centimetro di pelle di Moara, Eva Ecker e Cicciolina, quindi sono un esperto in materia. Allora, io purtroppo quella è stata la mia palestra, perché non si parlava di educazione alla sessualità, all'affettività in quel periodo, quindi a scuola non ci dicevano niente, papà, mi dicevano che c'è stato un po' un pipì in cortina, che diceva così,
e quindi vi dico tutto, era lasciato alla merce del rocco di freni di turno. Quindi capite bene che io pensavo che la, il rapporto sessuale era infinito, che gli orgasmi duravano decine di minuti, in pratica come le azioni del mitico cartone animato Ogni e Benci, che non finivano mai. Quindi capite bene che idea distorta mi sono fatto dell'amore. Poi nel periodo della scuola superiore ho abbandonato un po' il posto, nel senso che ho diminuito di rovetta le mie visioni, però poi vedevo lo stesso. Poi a scuola li spacciavamo tra le loro pure. Quindi in quel periodo però ho avuto quindi dei problemi che si sono conclusi tutti male. C'era quella che nemmeno ti parlava, quella che diceva subito sono fidanzata, e quella che non voleva diventare nemmeno tua amica. Sono le compagne di scuola che quelli volettero letti, che dovevano essere amiche per forza. Quindi immaginate voi che idea mi sono fatto della sessualità, una tragedia proprio. Che all'epoca poi non conoscevo ancora con la mia psicologa Stefania, quindi immaginate voi senza psicologa, senza famiglia, proprio messo male su questo tema. Fino ad arrivare all'università. Che all'università in tutto il mio percorso scolastico ho conosciuto solo una o due ragazze, perché in quel preciso momento avvocavo la mia, il mio bisogno di amore del porno, oltre a studiare guardavo questi cazzi di me. Scusate la parola, però quando ci vuole più. E quindi ho conosciuto poche persone, perché capora per il mio bisogno che in questo modo schifoso e assurdo che mi fa schifo solo a parlare poi. Quindi capite che non ho fatto amicizia. Su questo sono stata, è stata un'esperienza bocca la mia università su questo tema. Perciò invece il mio amico Marco Cervinale era accordato di ragazze all'università, però lui si va a fare su. Allora poi siamo arrivati al mitico Memmi Resta del 2011. Mi innamorai di una bellissima ragazza napoletana. Questa ragazza non mi cagò nemmeno di striscio, anzi mi disse subito di essere fidanzata e mi ha strappato il cuore. Sono arrivato anche a piangere per lei, purtroppo, che non credi che non era una, purtroppo la vuole far fare queste stronzate. Poi, da quel momento, se ci devo cambiare qualcosa, io se non riesco a trovare la fidanzata, almeno da questi amori non corrisposti dovrebbe nascere un'amicizia, non me. Quindi mi sono innamorato di là, della qui presente Valeria D'Agostino, che è l'estate del 2014 questo. Mi sono innamorato di lei, per fortuna vedevo che ero corrisposto rispetto ad altro stronzo della tavola. Questa amica nonna, ovvero, mi parlava, che aveva i miei stessi interessi. Mi dava un po' di empatia quando la incontravo, mi dava almeno qualcosa, con un po' di amicizia me la dava, ovvero. Quindi siamo diventate una delle mie migliori amiche, insieme a altri ragazzi come la mia amica Estiva Rossano, per esempio. Perché una amica Estiva è mica infernale, io lo vedo. Poi, dopo di Valeria, un'altra cosa che è diventata amicizia è stata con Mariano, che è questa. Ma non c'è mica con Mariano. Per farvela breve, quindi, negli ultimi tempi, i miei innamoramenti, per fortuna sono diventate amicizie e io ho fatto fronte alla mia sete di amore in questo modo.
che infatti nella famosa intervista con Valeria, con detta Valeria, io non sono innamorato, ma sono innamorato delle mie amiche in questo periodo. Qualcuno che è sa, ha detto che le amiche di Ettore Sacchiotti sono tutte belle ma fidanzate, vero? Però questo non riesco ad avere, purtroppo. Il sesso, l'amore, lo so, sono un'altra cosa. Però io cerco di andare avanti. Come vi dico, ho capito che il sesso non è poi così bello come dico. Però era giusto per me provare anche questa parte dell'universo. E che dire, vi auguro che la stessa forza che ho avuto io assistito nella mia famiglia, che mi ha supportato in questo, senza di loro non avrei fatto nemmeno questo passo. E vi ringrazio perché mi hanno aiutato e mi hanno fatto sentire diverso da un altro figlio, però purtroppo il disabile quando deve fare sesso lo deve dire a più di una persona, non lo può dire solo a se stesso, che non potranno migliorare questa cosa, è vero, l'assistenza sessuale e tutta la cultura che c'è, che purtroppo i disabili gravi dobbiamo dipendere per forza dalle altre persone, ma questo non ci deve togliere la forza di andare avanti e di cercare anche noi. L'amore è un amore libero. Grazie a voi. Vi ringrazio per la presenza. Colgo l'occasione per ringraziare soprattutto Valeria e Domenica, i fratelli d'Agostini, quale se li sposerei tutte e due, cambierei anche l'intervento sessuale per sposare non è il po' Valeria. Intanto salutiamo il professore Valerio che sta per prendere il treno per Napoli, adesso vi vuole, insomma, può dire qualcosa, sempre però nel limite di massimo 3 minuti, 2-3 minuti ciascuno, in modo tale che possiamo dare parola a tutti. A tutti, io sono purtroppo, per conto di quel palco che mi ha chiesto prima di noi. Ora, innanzitutto, voglio i miei complimenti per l'iniziativa di oggi. Dire che sia importantissima e dire poco. Io voglio restare nei limiti di 3 minuti e voglio raccontare uno episodio accaduto qualche tempo fa al sottoscritto. Io mi trovavo in villeggiatura al mare, ero al bar insieme a un mio carissimo amico, tutti e due vestiti in modo estivo, boxer e maglietta. Seduti a questo bar fuori, dopo un po' vengono al tempo noi due oggettivamente belle ragazze. Io per non fare la classica figurata, diciamo, aspetto un po' per verificare se
22 ragazze, però anche sbagliate o meno. Quando mi accorgo che per fortuna per noi due erano sole, faccio la classica fortuna. Per chi non venite con noi a tavolo a vedere qualcosa insieme a noi. Una di queste qua che pensa a dire, l'altra dire, ma quando quello cosa prende questo brutto anticappato. Io per fortuna ho mantenuto la calma, il mio amico mi ha detto Marco, paghiamo e altri. Cerchiamo, andiamo a prendere la macchina e torniamo sul cosiddetto luogo del delitto. Purtroppo per queste due ragazze la macchina in questione era rossa e portava un cavallino da parte sul copero, alias Ferrari. Io ho passato il mestiere e gli ho detto al mio amico Adriano, che dico, gli diamo un euro per comprare il caffè a queste due ragazze. Io perché ho chiesto, io voluto raccontare questo episodio, non per farvi capire che io ho la fortuna di essere sempre da voi, è così, prometto, ma perché vorrei se il pregiudizio che chi ha un handicappo sia povero, ignorante e marginale. Quindi i pregiudizi ancora oggi purtroppo esistono. Grazie a tutti. si hanno possibilità di stabilire delle relazioni
delle relazioni che si possono trasformare, non è detto in relazioni d'amore durature, ma sicuramente relazioni che possono condurre a rapporti sessuali come tutte le altre persone, come avviene per tutte le altre persone. La sessualità è una cosa molto difficile per tutti, cioè forse per questo ne parliamo poco, non condividiamo i nostri pensieri, le nostre esperienze sulla sessualità, perché è proprio difficile viverla, è difficile contestualizzarla nelle nostre società, sia per un retaggio storico, di pregiudizio, come diceva Vale, ma sicuramente perché è una parte talmente intima di ognuno di noi, e quando dobbiamo esternare questa parte profonda, la sessualità non è qualcosa di una bottiglia di via, cioè siamo noi, ci esprimiamo, ognuno di noi, però la vera essenza di ognuno di noi si esprime nella sessualità. Però per esperienza dico, più le persone con disabilità diventano ordinarietà, non normalità, ordinarietà, cioè presenza nelle proprie comunità, più ci si avvicina alla persona con disabilità, si comincia a diminuire la paura del diverso, si capisce che poi questa diversità in realtà non è qualcosa che fa paura, ma che è qualcosa che può aiutare anche gli altri. Se si va verso questa direzione, per questo rapporto con la repressione culturale, di cambiamento culturale, in senso molto ampio del termine, quando si parla di cultura, più c'è la possibilità di stabilire relazioni significative e avere anche la forza sessuale. E io sono d'accordo con Antonio Di Giorno, ho già trovato una cosa, non mi piace tanto perché la mia volta quasi mai è piacevole per me sì. Quindi io ti garanto di provarci, poi ci sentiamo l'anno prossimo e vediamo che cosa ci dice sulla sessualità. Dico alle persone con disabilità di essere presenti, di essere più visibili possibile, cioè dobbiamo essere visibili nei nostri territori e nelle nostre città, diventando ordinarietà, e questo permetterà quindi di produrre un cambiamento culturale. Poi diceva Antonio una cosa molto importante, la nostra sessualità diventa un affare di Stato, cioè lo sa la nostra assistente, lo sa il nostro padre, lo sa la nostra madre. Le mie sorelle e i miei fratelli non andavano a parlare con mio padre e con mia madre quando dovevano fare sesso. Se noi avessimo dei servizi che ci consentono maggiormente di vivere la nostra vita, la nostra quotidianità, anche questo ostacolo cadrebbe. Cioè noi, se lo sa la mia assistente personale, penso che deve sapere mia sorella e mia madre, se ho forse sessuali con qualcuno. Ecco, quindi io credo che bisogna allora in questo senso creare una rete di servizi significativa, essere presenti nelle comunità di vita, fare sicuramente degli incontri come questo, con meno formalità, forse più che tecnici, mi spiace per Laura che conosco da molto tempo e soldi della sua preparazione della sua bravura, ma forse su quel tavolo ci sarebbero dovuto stare delle persone con disabilità, raccontare le loro esperienze e anche da un'altra prospettiva, dire che appunto il diritto alla qualità della vita, alla sanità delle nostre vite è un diritto umano. Cioè non stiamo parlando di qualcosa di... Rita, scusami, forse dobbiamo chiudere. Oh, ok, scusate. C'è Riccardo che vuole dire qualcosa. Intanto io vorrei dire, intanto che tu prendi il microfono, volevo aggiungere che al di là appunto delle opinioni personali che sono votate intorno a questa tematica rispetto alle relazioni eccetera, io vorrei dire la mia, ovvero che appunto credo che questo pomeriggio, questo seminario, questo primo seminario oggi, il fatto che se ne sia parlato a Lamezia, credo che questo ci fa onore, perché secondo me si è iniziato a scrivere forse anche una bella pagina di civiltà. Appunto trattare queste tematiche, ripeto, indipendentemente da come uno la pensa, credo che sia veramente importante. Stavo dicendo una bella pagina di politica, ma è meglio evitare, perché intendo la politica nel senso più nobile, in questo caso appunto che tratta queste tematiche. Quindi credo che questo già sia una cosa positiva. Riccardo? Io mi voglio sedere vicino ad Antonio perché voglio far capire una cosa un po' a lui, ma a tutti voi, noi. Allora, innanzitutto, apparentemente io non sembro disabile, questo voi pensate, no? Giusto. Però quello che hai appunto tu,
ovvero la tua storia, della tua difficoltà nell'approcciarsi con delle persone, è quello che poi alla fine ho vissuto anche io, perché io sono gay. Io adesso ho un compagno, anzi un marito, mi sono unito civilmente il 27 maggio, e tu lo sai, però prima di arrivare alla mia accettazione, vedevo anch'io le cose dietro il mio schermo, cioè quello che era la vita sessuale, la vita affettiva degli altri, a me sembrava preclusa, sembrava. Perché? Perché poi sono arrivato alla mia accettazione e ho capito che comunque disabile ti vogliono, cioè diverso ti vogliono. Quindi secondo me quello che si dovrebbe chiedere non è tanto l'assistente sessuale che è limitante, è proprio il fatto di abbattere la disabilità, cioè di metterti in condizione di essere normale, che la parola normale, come ha detto la professoressa, non esiste, ma metterti in condizione, metterci in condizione di vivere una vita degna e dignitosa. Cioè né questo dobbiamo chiedere, che non ci siano limitazioni, ecco, la parola giusta è handicap, la parola disabile è limitante, cioè ti incasella, tu sei disabile, no, tu non sei disabile, tu sei in questo momento disabile, però magari un giorno troveranno degli strumenti, delle cure che ti renderanno meno disabile. Io adesso vivo una condizione di abilità temporanea, invecchierò, potrò diventare disabile anch'io, quindi io credo che noi dovremmo chiedere alla politica, alle istituzioni, alla cultura di non vederci come persone diverse, ma di vederci come persone che possiamo dare il nostro contributo nella società, arricchirla e, perché no, innamorarci, dare il nostro esempio, come ha dato Mazzurri prima, si può avere una famiglia, si può essere quotidianamente normali, ma la parola normalità non mi piace, comunque io batterei il termine disabilità, perché la disabilità, la tua disabilità è temporanea, troverai l'amore, ti innamorerai, farai sesso e sarai intelligente tu. Quindi te lo auguro, e lavoro a tutti voi. L'amore è prima di tutto. Crescendo, veniva sempre messo da parte, perché sei disabile, sei diverso, così, così, tutti gli stereotipi. Io invece sono sempre andato molto corrente, fregandomi di tutti e di tutti, camminando per la mia strada. E la mia forza è stata mamma e mio padre. A un certo punto sono in Svizzera, da mia zia e con mio cugino vado a questa assistente partitante. Allora che iniziato il mio primo rapporto. E crescendo poi vado all'università, un'università dove io mi sedevo per tre mesi, pago il posto, la fila non si vedeva nessuno. Allora che dopo tre mesi arriva una bellissima ragazza e mi do un bacio sulla bocca, dicendomi posso diventare tua amica dato che sei disabile? Ti dico sì, ma io scusa, come ti chiami? Ti fa io mi chiamo Monica, dico io sono ancora piacere, ma io sono disabile, ho detto, ma soltanto nel fisico, non nella mente, perché siete voi. Da quel giorno è migliorato il suo rispetto, nel senso che se sarete continuamente con me e lei, poi io, dato che sono ci sono per l'università eccetera, frequentavo giurisprudenza, allora che lì ho conosciuto una ragazza che poi ho avuto la storia d'amore che è durata fino al 2011, però è stata bella e brutta, bella e brutta perché dovevo combattere tante persone perché mi scrivono perché un disabile non può innamorarsi del resto. Ma diciamo che tra virgolette disabile sì, ma mentale no, perché un disabile ha un cuore, una mente, poi per sentimenti può avere tutto. Cioè qui sta il primo luogo alle famiglie,
dove deve buttare i stradini e tutto il resto, ma anche le istituzioni. Arrivederci, grazie. Mi pare di no. Antonio, vuoi dire qualcosa in chiusura? Io direi che di concludere, se non ci sono altre testimonianze, vi ho appunto detto che al prossimo seminario, non vi dico ancora che l'argomento, perché vedremo di organizzarlo. Vi dico solo che i relatori cercherò qualche disabile esperto nella FICI, perché nella FICI abbiamo pure delle esperienze che vale la pena raccontare, che però vorrei coinvolgere il dottore Cesare Ferri, perché vi ha fatto registrare a un certo punto quando ho sentito sfiduciato, e quindi voglio aiutare pure lui ad esprimere le sue idee, perché lo merita. Poi vorrei ringraziare tutti, soprattutto vorrei ringraziare una cosa che mi è successa quest'anno, che quest'anno ho partecipato al Gay Pride di Cosenza, perché in quel periodo della mia vita pensavo seriamente che avrei potuto innamorarmi anche di un uomo, perché avevo dei dubbi sulla mia sessualità. Quindi sono andato ad un convegno organizzato dai 5 Stelle, anche se io sono di sinistra, sono andato, che ringrazio di esserci andato, anche se qualche compagno mi ha detto che non dovevo andare, però io sono voluto andare, perché io dico che dobbiamo essere aperti. Io sono andato lì con ascoltato il professore Paolo Valerio, Gloria Corradi, il marito di Riccardo Barco, ho avuto la fortuna di conoscere Barco e Riccardo, Gloria Corradi, che quel giorno è dato il convegno di oggi, che quel giorno ho capito che a me piacciono le donne, che l'ho capito ancora meglio il giorno dopo alla Gay Pride, però sono voluto andare alla Gay Pride soprattutto perché mi sento molto vicino alla comunità LGBTQ, spero di non aver dimenticato qualcuno, perché con loro viviamo una diversità, che abbiamo gli stessi problemi per quanto riguarda la sessualità. Quindi quel giorno, grazie a quel giorno, è stato uno dei giorni più divertenti della mia vita, e grazie a quel giorno ho conosciuto delle persone che stimo e che hanno arricchito ancora di più la mia vita. Senza dimenticare che a quel giorno è nato anche il dopo della manifestazione di oggi, perché con dentro la mia vita si muove con il suo dorato. Simona, mi devi regalare anche tu, devi regalare anche a me la tua arte, che lei mi ha regalata con questo splendido luogo che ha realizzato e della cui abbiamo ricavato le nostre magliette. L'unica cosa che vi dico è che nell'uscire di acquistare una maglietta con il mio libro, il libro di Muzia, che servirà a finanziare questo, altri seminari, perché sono stati autofinanziati, che la FICI in questo periodo storico ha le casse vuote, quindi che abbiamo bisogno del vostro aiuto per fare calcio iniziative belle come questa. Poi voglio ringraziare il Grado della Vecchia, Telespazio TV e Calabria TV, della persona dell'editore Cannibale Novaris, che mi ha dato gratuitamente la sala, che ha detto che i prossimi eventi possiamo organizzarli anche qui, che questo è un luogo centrale per la Calabria, che è l'albergo più collegato che abbiamo alla rete, perché è la stazione
che ha pochi casi e si presta molto per eventi come questi. Poi ringrazio la mia associazione, la Fisci Calabria, poi un luogo, Palifest, la ragazza che si trova in questo momento a tavola a vedere le magliette e i libri, che è la mia amica Ivonne, e poi tutte le persone che in questo mese di duro lavoro mi hanno aiutato, e poi la mia famiglia che mi ha sopportato e ha sopportato la mia insonnia in questo periodo, che è stata molta. E poi io è stato meglio per preparare questo convegno scoprire finalmente la sessualità. Quindi vi ringrazio tutti e l'appuntamento a